E là, buongiorno a tutti. Alla fin fine è vero, oggi non ho lezione, però ho comunque sia una giornata molto impegnata. Quindi sono già alle 8 e alle 9 devo essere a casa del Gigi perché bisogna fare un progetto insieme. Quindi mi dovrò fare all'incirca 20 minuti di motorino perché non sta molto vicino. Lui non aveva voglia di venire all'università e quindi a me mi tocca andare da lui. In compenso però vi farò conoscere Bond, che è il suo fantastico cane, che è l'animale più bello di questo mondo, è favoloso. Non ho preso il cellulare, che cosa faccio ora mentre mangio? Ah, devo buttare la spazzatura. Leonardo, ricordati che devi buttare la spazzatura, ricorda, ricorda, ricorda. Guarda che bravo Nicola, che sono le 8 di mattina e già sta studiando. Da quando è che stai studiando? Alle 7. Bravo, bravo studente che sei. Te ti laureerai e io no. Buono studio. Il Grazie. Gigi mi aspetta. Pronto, direi di andare. E ovviamente ricordiamoci della spazzatura. Che bel cortile esterno. Spazzatura. E anche oggi una bella ripresa a motorino. C'è pure un sacco di traffico perché c'è una scuola qui vicino. Tanto io o te, piccolo mio. Oh mio Dio, non mi sono perso. Però di preciso non so che strada ho fatto, però non sono mai dovuto ritornare indietro. Il che è tanta roba. Buongiorno, Giulione. Buongiorno, cucciolone. Stai calmino, eh! Stai calmino! Aiutami a entrare! Quindi grazie Gigi, mi hai fatto fare tutta questa strada solo perché non volevi venire all'università. Tanto non ci dovevo venire. Almeno c'è il cane che mi fa compagnia. Vieni qua, bello. Sono venuto solo per te. Comunque, sai, signor Alessio, è un'ora che ti aspettiamo, eh? Mi Che stiamo, ci dispiace. avevamo da lavorare, eh? Quindi Non dovevi sentivo arrivare, la dovevi spinta, svegliarti scusa. prima. Qui esce l'aria, superficie. Superficie forata, dai. Poi. È mezzogiorno e mezzo e abbiamo fatto quanto? Un terzo del lavoro? Un quarto. Un quarto del lavoro, quindi abbiamo tipo altre 4 mattine Da riprendere. da, in cui lavorare. Salutiamo tutti, salutiamo Bond. Vieni qua, salutami, non mi saluti? Cucciolo. Dormiglione. Dormiglione. Ballo, patatosso. Lasciate tanti like solo per Bond, ragazzi, eh? Ok? E quindi ora scappiamo, che scappa. Lasciate tanti like anche per Gigi. Madonna di Dio. Io la scappo, mi porto dietro gli appunti di rotoli del Gigi perché lui è più bravo di me a prendere gli appunti. Bravo di me, punto. No, no. E ora altri 20 minuti di motorino per andare alla lezione di 20 inglese. minuti e mezz'ora e mezzo te ne sogni. Non c'è tanto traffico a Sì. quest'ora. Vai Gigi, saluta tutti. Ciao a tutti e lascia tutti. Oh mio Dio, ce l'ho fatta arrivare. È che venendo da casa del Gigi invece che dalla stazione come sempre, ho preso delle strade completamente nuove e sono entrato in dei vicoli che pensavo sarei riuscito quando avevo 30 anni. Non so davvero come ho fatto ad arrivare qui, puro caso, boh, seguendo la gente che era di fronte a me. E allora, questo corso di inglese è un corso di inglese che viene offerto dall'università. Quindi per gli studenti universitari costa davvero pochissimo. 50 euro faccio 30 ore di lezione. 3 ore una volta alla settimana, quindi ora entra l'una, esca le 4 per 10 settimane. È davvero divertente, facciamo solo conversazione, quindi chiacchieri molto e non perdi tempo in cose magari più. Sì, sono la grammatica è importante, ci mancherebbe altro, però è un po' noiosa, un po' faticosa magari. Qui invece è davvero rilassante, chiacchieri. Te racconti quello che hai fatto il fine settimana, loro ti raccontano quello che hanno fatto loro. È un modo anche per conoscere gente. Ci sono ragazzi giovani come me, ma l'età media è piuttosto alta perché ci sono anche parecchie signore anziane, 60-70 anni, quindi davvero brave nell'inglese, non è cosa da poco. Sono abbastanza soddisfatto del mio livello di inglese, comunque sia dopo 4 mesi in Inghilterra. Io avrei voluto anche fare un video in inglese, però tutti mi rompono le palle per la mia pronuncia.
E quindi mi sento troppo in soggezione e ti immagini fare un video, la gente quanto romperebbe. Cioè, glielo parlo meglio, cose di questo genere. Comunque sia, sono le 4:30 e sono ritornato in università. E può sembrare assurdo, ma non è che ho nessuna lezione, per fortuna. Ma ci sono le lauree, e c'è la laurea di un mio amico. E quindi speriamo ci sia da mangiare perché ho fame. Eccolo qua, il laureando. Come va, signore? Qual è il tuo pronostico? 2-0. No, hai sbagliato partita, hai sbagliato match. Non so, il pronostico, prima finisco meglio sto e posso andare a ubriacare. Dai, dai che è andato, eh. Ma soprattutto la cosa importante, ma c'è da mangiare? No, non c'è. Allora grazie, ciao, è stato un piacere arrivederci. Ragazzi. Ma... ma che dire? Dai! Dai, mica è diventa vero! Vabbè, sto. Complimenti, dice che sei arrivato in tempo. Io ho visto tutto. Ah, bravo. Questo è per il filmino, si guarda quando siamo. Congratulazioni, congratulazioni ingegnere. Oi, sono le 7, sono appena tornato a casa. Il mio amico ha preso 94, è un buon voto. E sono stanco morto, sto morendo di fame, quindi penso che vi saluto qui e vado a prepararmi la cena. Domani nessun video perché penso ormai di aver fatto abbastanza video e poi c'ho da fare, quindi per ora basta, va bene così con questi daily vlog. Quindi boh, ci vediamo a quando ho voglia di fare qualche ripresa. Oi boh a tutti.